cosa resta dell'eredità spirituale ed educativa del Beato Lodovico che il 16 ottobre verrà canonizzato? Abbiamo visitato la parrocchia cittadina Maria Immacolata per capire come la comunità vive nella quotidianità il carisma del Pavoni e come si sta preparando all'evento. La congregazione religiosa dei figli di Maria Immacolata si sta proprio preparando a questo evento. Il comitato preposto per l'organizzazione ha messo un programma che comprende 3 giornate. Sabato mattina la partenza, si giungerà al santuario del Divino Amore nel pomeriggio. La mattina della domenica alle 10 il Santo Padre Francesco presiederà la celebrazione della canonizzazione del Beato Lodovico Pavoni. Nel pomeriggio i pellegrini potranno partecipare al giubileo, quindi l'attraversamento della Porta Santa, come fanno tutti i pellegrini che in questi giorni si recano a Roma per il giubileo. Mentre lunedì mattina alle 9 nella Basilica di San Pietro il Cardinale Comastri presiderà la prima celebrazione in ringraziamento. Sì, il messaggio del Pavoni è attualissimo perché questo grande educatore dei ragazzi ai primi dell'Ottocento, dove lui desiderava per loro, ecco, che fossero i suoi ragazzi dei buoni cristiani, dei buoni cittadini, penso che sia significativo anche per noi oggi, per i nostri ragazzi di oggi. L'evangelizzazione e la promozione umana, una educazione integrale del ragazzo, dove il nostro fondatore per loro concepiva le più belle speranze, ecco, e effettivamente ha fatto di tutto perché i ragazzi del suo tempo fossero inseriti nella società del suo tempo e fossero inseriti nella chiesa del suo tempo. Sacerdote bresciano, vissuto a cavallo tra il 700 e l'800, Pavoni è stato un precursore delle scuole professionali e soprattutto un apostolo dell'educazione. Fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata, ha organizzato un modello di istruzione e di avviamento al lavoro innovativo. La Congregazione dei Pavoniani ha deciso di organizzare un pellegrinaggio a Roma per domenica 16 ottobre per vivere la canonizzazione del proprio fondatore. Brevivet ha messo a disposizione anche 2 proposte di viaggio per le famiglie e per i giovani. Informazioni al numero 030 28 95 311.